momento in Washington dopo un lungo attenti di guerra di le porte che sono destinate esiste potere questo potere è solo quello l'indebimento anche direi e soprattutto del popolo italiano. Rastenburg, Prussia orientale, 8 febbraio 1942. Un aereo sta per decollare dalla pista del quartier generale di Hitler. A bordo c'è un alto funzionario del Terzo Reich che ha appena portato a termine una missione. È Fritz Todt, ministro per gli armamenti e le munizioni. Torna a Berlino dopo un colloquio con il suo Führer. Per Todt queste trasferte sono diventate ormai una consuetudine. Pochi minuti dopo, una chiamata concitata in piena notte. L'aereo di Todt è esploso a pochi metri dal decollo. Il ministro è morto. L'uomo dall'altra parte del telefono avrebbe dovuto volare su quell'aereo. Hitler nomina un nuovo ministro per gli armamenti. È Albert Speer. Sarà una svolta decisiva nei rapporti fra Albert Speer e il Führer. Un episodio oscuro, dunque, forse un attentato. Questa è l'origine della fulminante e spregiudicata ascesa di Albert Speer, il più giovane e promettente fra i manager di Hitler. E quello che iniziamo oggi è un viaggio in 5 puntate alla scoperta degli uomini che, lavorando all'ombra di Hitler, lo hanno accompagnato nei momenti decisivi della sua tragica parabola. E la prima storia che vogliamo raccontare è quella di Albert Speer, architetto colto e affascinante, capace di concretizzare il delirio di onnipotenza del Führer con la magnificenza degli edifici prima e con la micidiale efficacia delle armi poi. Un rapporto privilegiato il loro fra un dittatore e il suo delfino. La storia di una reciproca seduzione intellettuale, di un'utopia condivisa, di un sogno faustiano, del suo tragico epilogo. Appena nominato ministro, Speer promette a Hitler risultati portentosi. Ma è un architetto, ha velleità d'artista, non ha alcuna esperienza di armi. Come affronterà il difficile compito di organizzare gli armamenti per la guerra di Hitler? Speer incarna la figura del manager moderno, brillante ed efficace. È un uomo che spicca nella massa dei gerarchi nazisti. Colto, cortese e elegante, preferisce indossare abiti civili. Una personalità singolare all'interno del Terzo Reich? A mio avviso, chi si lascia convincere troppo dalla facciata del personaggio Albert Speer commette un grande errore. Esistono documenti, lettere di Speer, che dimostrano la sua ferocia e anche il suo coinvolgimento diretto e personale nei crimini più spaventosi. Un tecnico, un artista estraneo alla politica o un manager molto sensibile al potere? Certamente, senza Albert Speer, il Reich hitleriano sarebbe crollato molto prima. È ricordato come un uomo dai tanti volti. Ma pochi gerarchi hanno segnato il regime come lui. In che modo l'architetto del Reich è riuscito a giocare tanti ruoli? Mi considero un uomo intelligente di carattere, eppure mi domando come sia riuscito a sopravvivere in quegli anni. Confiderà Speer più tardi. Fin dall'inizio degli anni 30, il giovane architetto di Mannheim non ha altro scopo se non di mettersi in luce e fare rapidamente carriera. È già membro del Partito Nazionalsocialista e disegna la tribuna per l'oceanico raduno di massa al Tempelhofer Feld di Berlino. È il primo maggio del 1933.
Fin dal primo incontro sono stato catturato in modo inesorabile dalla sua figura. Afferma Speer. E la figura del Führer diventa per il giovane architetto quasi un'ossessione. I suoi progetti, le sue scenografie dovranno esaltare la grandezza di Hitler. Speer diventa il regista del regime, l'esteta del nazionalsocialismo. Si propone per incarichi sempre più ambiziosi, come la costruzione della monumentale scenografia per il raduno del partito a Norimberga. Un architetto pieno di progetti e con un grande sogno, cambiare la geometria monumentale della Germania. Hitler prevede per lui un grande futuro, la possibilità di riscrivere la storia dell'architettura. Era un diamante, un meraviglioso diamante che grazie al suo ingegno e alle relazioni sociali attendeva solo di essere lavorato, di essere sfaccettato. Hitler, che l'aveva capito, si servì del suo talento e gli diede forma secondo le sue necessità. Speer era come una rosa che attende di essere colta. Un giovane e ambizioso architetto è il suo mecenate, un binomio ben assortito. Hitler si considera un artista e pensa di poter plasmare il suo protetto quasi fosse un altro se stesso. Pur di realizzare una grande costruzione avrei venduto l'anima come Faust e adesso avevo anche trovato il mio Mefistofele. Hitler ha posto davanti a questo giovane architetto delle possibilità inaudite di realizzare i suoi sogni, di trasferirli in nuove città, in nuove costruzioni, in nuove realizzazioni. E naturalmente questa è la forma della di volontà di potenza che Albert Speer è riuscito ad esprimere. La biografia di Speer offre un'ottima chiave di lettura del suo rapporto con Hitler. La scrittrice Gitta Sereni studia da molti anni la personalità di un giovane proveniente da una famiglia colta, dotato di un'intelligenza raffinata, privo di ambizioni politiche, che viene totalmente soggiogato dal fascino di un tiranno. La sua vita era votata all'architettura. Si vedeva destinato a diventare il più grande architetto della Germania o, che so, del mondo. Ma la cosa strana è che egli stesso mi ha confessato, e credo l'abbia detto anche ad altri, di non avere avuto all'inizio una grande considerazione di sé come architetto. Poi, quando Hitler ha previsto per lui un grande futuro, allora si è convinto. Un cinegiornale nazista trasmette un'intervista a Speer sul complesso monumentale di Norimberga, creato per celebrare il culto del Führer. Elegante e disinvolto, interpreta bene il suo personaggio. Siamo stati alla Luitpold Arena e abbiamo parlato con il borgomastro, il camerata Liebel. È perfetto incontrarla davanti alla vecchia Kongresshalle. Può dirci qualcosa? Lei è l'architetto capo del Reich che ha progettato questo complesso. Certo, certo. Cos'altro c'è da dire sulla Luitpold Arena? Abbiamo quasi completato la Luitpold Arena. Ora il memoriale della Prima Guerra Mondiale è pronto per le grandi adunate. Tutto quello che avete visto qui è solo l'inizio di un complesso molto grande che sorgerà nel corso dei prossimi anni. Un elemento che può dare un'idea di come sarà il complesso è lo Zeppelinfeld, da quale è possibile dedurre le dimensioni del progetto finale. Albert Speer ha solo 30 anni e già fa parte della stretta cerchia dei fedelissimi di Adolf Hitler. Gli ha concesso il privilegio di soggiornare all'Obersalzberg. Per lei e per i suoi progetti ho sempre tempo, dice suadente Hitler al suo architetto. Tra i gerarchi nessuna famiglia ha il privilegio di avere tanta intimità con il Führer come gli Speer. I figli, Albert e Hilde. Se Hitler avesse avuto un amico, quello sarei stato io, dice Speer. Margaret è costretta a dividere sempre più spesso suo marito con un altro uomo. Era molto importante poter discutere dei miei progetti con Hitler e far procedere rapidamente i lavori di costruzione. Ero orgoglioso
di essere uno dei pochi inquilini all'Obersalzberg. Oltre che a me, Hitler aveva messo a disposizione un alloggio soltanto a Bormann e Göring. Un aspetto importante di un tale rapporto di familiarità con Hitler era proprio il fatto che faceva accrescere notevolmente la considerazione in cui ero forse già tenuto dagli altri esponenti politici. Le mie opere come architetto richiedevano molto denaro e molto impegno e non avrei mai potuto realizzarle se non avessi avuto la fama di essere uno degli uomini più vicini a Hitler. Ma la comune passione per l'architettura non è la sola cosa che unisce Hitler e Speer. Il rapporto tra Speer e Hitler è estremamente interessante, nel senso che era qualcosa di molto, molto particolare. Fra loro c'era un feeling davvero speciale. E la cosa non stupisce. Per Hitler, Speer incarnava la figura del figlio, ma anche della persona che egli stesso avrebbe voluto essere. Invece, per Speer, Hitler era certamente una figura paterna. Non c'è alcun dubbio. Nel posare la prima pietra della casa per il commercio estero a Berlino, do inizio ai lavori per la creazione di una nuova, grandiosa Berlino. La trasformazione della capitale, dice Hitler, è il più grande progetto urbanistico mai intrapreso. Speer deve anche costruire un nuovo palazzo della cancelleria, in soli 12 mesi. L'architetto dà prova di grandi doti manageriali e ingaggia più di 8.000 operai. In quel cantiere lavorava anche Willy Schenkes. Speer era un organizzatore eccezionale. Ad esempio, per realizzare lo scheletro dell'edificio non aveva incaricato una sola ditta, ma 3, 4 o 5 che cominciarono a lavorare da punti diversi. Solo così era possibile realizzare in così poco tempo una struttura gigantesca come quella. 2 giorni prima della scadenza del termine per la consegna, Speer invita Hitler per il collaudo dell'edificio. Per la prima volta il Führer definisce geniale l'attività del suo architetto manager. Gli affida persino la scelta delle piastrelle. Speer era molto sensibile al potere, ma da tipico rampollo dell'alta borghesia era anche talmente vanitoso da godere in modo incredibile per il privilegio di essere quotidianamente al fianco di un uomo potente, di avere libero accesso a lui. In fondo era talmente giovane. E credo che questa sua vanità fosse gratificata in qualche misura, soprattutto dal fatto che proprio perché aveva uno stretto rapporto col Führer, non temeva assolutamente rivali come interprete e realizzatore delle idee di Hitler. Gennaio 1937, Speer è nominato ispettore generale per l'edilizia. Ora i suoi poteri sono quasi illimitati. Dovrà trasformare Berlino in Germania, la capitale del mondo. Questo è il maniacale progetto del Führer del nazismo. L'Arco di Trionfo, 50 volte più grande di quello francese, è posto all'inizio di un viale destinato alle parate, lungo più di 5 km e largo 120 metri. Sarà l'asse centrale della nuova Berlino. Ecco come sarebbe oggi se fosse stato realizzato. Un monumento in pietra dei deliri di onnipotenza di Hitler. Al termine del viale è prevista la grande sala delle adunate, una struttura in grado di 180.000 persone. Sarà il più grande edificio del mondo. Settembre 1939, mentre la Wehrmacht attacca la Polonia, l'architetto continua a lavorare al suo progetto della futura capitale del mondo. Ora la porta di Brandeburgo appare ridicolmente piccola. Questo sarà il comando supremo della Wehrmacht. Il desiderio di Hitler,
Una volta l'anno le delegazioni dei popoli sottomessi verranno qui e ammutoliranno di meraviglia. L'architetto ordina. In alto, sulla cupola della grande sala, non ci sarà più l'aquila sulla croce uncinata, ma l'aquila che sormonta il globo terrestre. Ovviamente gli ho chiesto se non immaginasse dove avrebbe portato tutto ciò. Lui ha risposto: bella domanda. È logico che desideravo che Hitler dominasse il mondo. Lo volevo senz'altro. Per me era l'uomo più grande del mondo. Speer subisce il fascino di Hitler, sostiene di non avere mai condiviso e di non essersi mai granché interessato in fondo alle ideologie del Führer, però certamente le ha subite e ne è stato complice e compartecipe. Nello stesso tempo però Speer dà, per così dire, al Terzo Reich un'anima scenografica che Hitler non avrebbe mai saputo nemmeno concepire. Da questo punto di vista bisogna dire che paradossalmente questo gerarca nazista così appartato, così raffinato, così elegante, che gode un po' nella sua aria di ragazzo leggermente invecchiato, un pochino sbarazzino, lo vediamo nei fotogrammi del film girato per esempio a Parigi, quando lui accompagna Hitler durante la visita a Parigi, e lo vediamo in questa divisa vagamente negligé, con una semplice bustina militare sulla testa, eccetera. Beh, questo personaggio così apparentemente svagato è in realtà anche l'onnipotente ministro degli armamenti del Reich. 24 giugno 1940. Speer è in visita con Hitler nella Parigi occupata dai nazisti. A Berlino tutto dovrà essere ancora più imponente e sfarzoso della capitale francese. Il dittatore non concede tregua alle manie di grandezza. È all'apice della sua potenza. Accanto a lui c'è il suo architetto, Albert Speer. Durò 12 anni, i primi 7 dei quali, diciamo fino al 40, furono assolutamente felici. Per lui furono anni bellissimi, anni in cui non sapeva nulla di quanto accadesse di terribile. O forse non voleva sapere. Speer crede di essere un artista apolitico, un semplice manager sempre al servizio del suo capo. Anche in vacanza pensa al lavoro. Dall'Obersalzberg l'architetto chiede notizie per telescrivente sullo sgombro di appartamenti di ebrei a Berlino. Infatti la capitale del mondo deve essere Judenfrei, senza ebrei. Per far spazio ai progetti di Speer bisogna demolire edifici ed alloggi. Su disposizione dell'ispettore generale per l'edilizia vengono registrati e sgombrati 23.000 appartamenti di ebrei. Speer si trova coinvolto nei crimini del regime. Ne è consapevole? Aveva un'idea, una visione. Guardava sempre in alto. Delle persone che aveva intorno non si accorgeva nemmeno. Era come prigioniero delle proprie ambizioni. L'architetto manager ha il pallino della logistica. Per costruzioni prestigiose come quella di Norimberga, Speer ha bisogno di pietre. A questo scopo stringe un accordo con il capo delle SS, Heinrich Himmler. Questo documento certifica il fatto. Nel 1941 Speer chiede che il granito rosso per lo stadio tedesco di Norimberga venga preso a Natzweiler, in Alsazia. La copia di quel documento è conservata nell'archivio federale. Per soddisfare le richieste di Speer, nella cittadina di Natzweiler viene allestito un campo di concentramento che altrimenti non sarebbe mai sorto. Nella cava del Lager lavorano anche esponenti della resistenza olandese, come Pim Reintjes.
Il lavoro alla cava era massacrante. Chi non era abituato non resisteva. Veniva picchiato oppure buttato da un burrone. Altri venivano giustiziati dalle SS, oppure in poco tempo morivano nella cava o nel lager. Erano stremati, distrutti. Per questo motivo non sopravvivevano. Nel lager e nella cava di Natzweiler muoiono 20.000 deportati. Questa lettera ad Heinrich Himmler è la prova della responsabilità di Speer. Solo ora, dopo 60 anni, Pim Reintjes e suo fratello scoprono chi fu a decidere il loro destino. Nel leggere questa cosa dico solo: Speer è una carogna. È una parola che ho imparato nel lager. Ci ha tutti sulla coscienza. Hitler e il suo primo ministro per gli armamenti, Fritz Todt, si confrontano sulle strategie. Todt cerca di convincere Hitler a porre termine alla guerra su due fronti prima che le cose volgano al peggio per la Germania. È un suo fedelissimo della prima ora, ma il dittatore non si lascia convincere. 8 febbraio 1942. Todt muore in un misterioso incidente aereo. Le circostanze dell'evento restano ancora oggi molto misteriose. Il 12 febbraio, alla cerimonia funebre, il suo successore, Albert Speer, è già stato nominato. Per quanto grande possa essere il nostro cordoglio per questa perdita, quello del Führer è certamente maggiore. È lavorando tutti senza sosta che lo aiuteremo a superare questo dolore. Il buon esito del nostro lavoro è determinante per la vittoria della Germania. Ho giurato al Führer di dedicare tutte le mie forze al raggiungimento di questo obiettivo. Molto probabilmente Hitler ha preferito un giovane, geniale, isolato all'interno del meccanismo di potere del Terzo Reich, che sicuramente non avrebbe ceduto alle lusinghe o alle pressioni del più potente fra i ministri del Terzo Reich, di quello che Hitler teme di più, cioè di Hermann Göring. Da un certo punto di vista Speer è il geniale incompetente, però intelligente, però disposto a studiare e quindi magari a diventare competente in poco tempo e assolutamente fedele a Hitler, che il Führer preferisce piuttosto che cedere alle pressioni di Hermann Göring, che vorrebbero dare evidentemente il Ministero delle Infrastrutture o a Göring stesso oppure a un sicuro uomo del Reichsmarschall Göring, che naturalmente Hitler teme. Il 1942 sarà un anno decisivo, non solo per Speer. A marzo ha inizio una campagna di bombardamenti anglo-americani. In tutta la Germania vengono colpite città, quartieri residenziali e fabbriche di armi. Lubecca viene completamente distrutta. Fronte orientale, Mosca, dicembre 1941. Il Blitzkrieg, la guerra lampo contro Stalin, è ferma nella neve e nel gelo dell'inverno russo. La conquista dell'Unione Sovietica è un fallimento. Ma l'economia di guerra della Germania non è preparata a questa evenienza. Speer apprende in fretta, macina dati sulla produzione, visita stabilimenti di armi, cerca di convincere tutti di essere l'uomo giusto. Tra i funzionari del ministero, invece, cresce la diffidenza verso il pupillo di Hitler. Fin dall'inizio, il ministro è bersaglio di invidie, malevolenze e intrighi. Il padre di Klaus Gerhard Saur era uno dei più accesi rivali di Speer. Karl Otto Saur, infatti, era esperto di armamenti ed era stato stretto collaboratore del predecessore di Speer, Fritz Todt. La morte di Todt fu per mio padre l'avvenimento più brutto della sua vita. All'inizio aveva anche cercato di guardare positivamente alla nomina di Speer, di riconoscergli dei meriti, ma da subito i rapporti con lui furono tesi. Anche il responsabile dell'organizzazione delle attività edilizie del ministero, Xaver Dorsch, qui a destra, ha qualche riserva sul suo nuovo superiore.
Il giorno stesso dell'insediamento di Albert Speer vengono pronunciate parole inequivocabili. Camerata Speer, abbiamo perduto Fritz Todt, per il quale nutrivamo venerazione, sentimento che lei dovrà guadagnarsi. Nell'assumere la nuova carica, il manager di fiducia di Hitler dichiara: è necessario adeguare il paese all'economia di guerra nel più breve tempo possibile. Berlino, 18 febbraio 1942. Speer convoca i grandi magnati dell'industria e i massimi responsabili nel settore degli armamenti. Il nuovo ministro formula una richiesta del tutto inaspettata. Tutti devono firmare una delega che assegna a Speer la direzione unitaria in materia di armamenti. I partecipanti alla riunione sanno bene che Speer gode dell'appoggio incondizionato di Hitler. Si trattava di una sorta di legge delega interna che, col benestare del Führer, consegnava nelle mani di Speer ogni competenza relativa al settore degli armamenti. Riguardava l'economia, la produzione e qualunque altro comparto che in qualche modo avesse a che fare con gli armamenti. Questa era solo una prima parte del processo di concentrazione di poteri che si sarebbe compiuto in modo quasi prepotente nei mesi seguenti. Ecco Speer all'arrivo al quartier generale del Führer a Vinnytsia, in Ucraina, in compagnia di industriali come Alfred Krupp von Bohlen, uno dei manager più potenti del regime. Il mondo dell'industria appoggia i progetti di Speer anche perché il nuovo corso che ha in mente promette lauti profitti. Il nuovo dittatore dell'economia dichiara di confidare sul senso di responsabilità dell'industria, su esperti competenti e su una minore burocrazia. In breve tempo, il piccolo ministero per gli armamenti diventa l'apparato centrale per l'economia di guerra. Speer allarga così con determinazione le proprie competenze. Le proposte che non gli piacciono vengono respinte con un timbro che ha fatto creare espressamente. Respinto al mittente, non determinante ai fini bellici. Della sete di potere di Speer si accorge anche il maresciallo del Reich, Hermann Göring. Come incaricato del piano quadriennale, Göring è una specie di zar dell'economia, fino a quando Speer, sostenuto da Hitler, non comincia a sottrargli competenze. Si coglie all'interno dei collaboratori più diretti di Hitler il fatto che il Führer subisce il fascino di Speer, perché di solito diciamo che Speer ha subito il fascino di Hitler, è vero, però è vero anche il contrario. E questa sorta di affetto, di simpatia, mi è scappato il termine affetto, ma forse non è il caso di ritirarlo, è una vera e propria forma di affetto anche umano che Hitler dimostra nei confronti di Speer, a parte la grande ammirazione che Hitler aveva per le realizzazioni e per le idee, per le proposte, per i progetti di Speer. Tutto questo naturalmente fa sì che Speer fosse molto invidiato e quindi evidentemente anche molto odiato. Il fatto che poi durante la guerra fosse diventato il ministro degli armamenti gli provoca contro una vera e propria ondata di astio, soprattutto da parte di Göring, che avrebbe ambito a una carica analoga. 18 maggio 1942. Il manager si reca in compagnia del Führer ad una delle prime esposizioni di armi. Il suo potere e anche il suo rapporto con il Führer dipendono solo dai dati sulla produzione bellica. Fino all'estate del 1942 la produzione di armi cresce del 60% circa, mentre raddoppia quella delle munizioni. Il Führer si aspetta molto dall'economia degli armamenti e pretende consegne estremamente difficili da soddisfare. Mese dopo mese si è però delineata contro ogni previsione una situazione in cui i dati sulla produzione che il Führer ci richiede non solo vengono rispettati, ma risultano addirittura superati. Speer confida molto su una prossima fine della guerra. Nell'aprile del 1942 aveva dichiarato: dobbiamo vincere la guerra entro la fine di ottobre o l'avremo perduta definitivamente. Il ministro degli armamenti visita le truppe sulle coste francesi dell'Atlantico. Il Natale è ormai vicino. In Unione Sovietica, intanto, un'intera armata tedesca soccombe a Stalingrado. Hitler ordina di tenere la città a qualunque prezzo. Speer si fida ancora ciecamente del dittatore nazista.
Anche Ernst, il fratello di Speer, si trova nella sacca di Stalingrado e scrive lettere sconvolgenti a casa. Risulterà disperso come altre centinaia di migliaia di soldati della Wehrmacht. Dopo la disfatta di Stalingrado, per la prima volta Speer mette in dubbio il modo in cui Hitler conduce la guerra. Non prende ancora le distanze dal regime, ma il rapporto col Führer comincia a cambiare. Progetti come quello di Germania, la città ideale del Reich, sono fermi da mesi. Adesso l'impegno più importante di Speer è rappresentato dalle armi. L'amicizia tra Hitler e il suo architetto, nata dalla comune passione per l'arte, ha assunto nuove caratteristiche. Il manager è il suo capo. Ora faceva parte di un consiglio dei ministri del quale Hitler era il capo. Da lui Speer riceveva anche ordini che non sempre gradiva. Infatti spesso si lamentava perché Hitler lo trattava in modo molto diverso da prima. Speer continua a godere di una certa popolarità. Dietro un'apparenza di garbo e correttezza, il manager di Hitler persegue i propri obiettivi con determinazione. Speer chiede la mobilitazione generale per l'economia di guerra. I territori occupati devono essere saccheggiati, la produzione di armi ulteriormente aumentata. Sono determinato ad abbassare il tenore di vita del popolo tedesco, anche se questo dovesse portare alla proletarizzazione del paese. Adesso vengono coinvolte anche le donne. Studenti e insegnanti producono armi. Ma la Wehrmacht subisce gravi perdite su tutti i fronti e chiede continui rinforzi. Vengono richiamati alle armi 700.000 lavoratori. Speer deve comunque portare avanti la produzione bellica. Va a prelevare la forza lavoro nei territori occupati. Prima dell'agosto del 1942 i lavoratori forzati erano 700.000. Meno di un anno dopo sono già più di 3 milioni e mezzo. Alla fine del 1944 sono diventati più di 7 milioni. Non era certo responsabile dello sterminio degli ebrei. Con quello non c'entrava nulla. Era però responsabile del lavoro forzato. Sapeva tutto dei lavoratori coatti. È vero che poi ha affermato di non sapere che venivano maltrattati, ma non è credibile. Come minimo lo doveva immaginare. Sicuramente non era al corrente di tutte le violenze, ma doveva intuirle. È da escludere che non sospettasse nulla. Ha mentito, non c'è dubbio. Cosa sapeva Speer dello sterminio? La cava di pietra nel campo di concentramento di Mauthausen è uno dei tanti luoghi dove si muore di lavoro. Immagini di cadaveri scattate dal fotografo di Mauthausen. Marzo 1943, Speer visita il campo di concentramento, ma può non averle viste. Eppure, dopo la visita, l'architetto capo Speer si lamenta con il capo delle SS Himmler. Un documento rileva che ha trovato gli alloggi dei detenuti troppo spaziosi. Suggerisce un diverso utilizzo degli spazi. Nel potenziare i campi di concentramento al fine di raggiungere il massimo grado di efficienza, dobbiamo adottare un nuovo tipo di progettazione che impieghi il minimo dei mezzi per ottenere il massimo dei risultati. In altre parole, è necessario passare subito ad un'architettura primitiva. Un altro documento. Il ministro professor Speer ha autorizzato l'ampliamento del complesso di baracche di Auschwitz e ha deliberato lo stanziamento di 13,7 milioni di marchi per la costruzione di un volume edilizio aggiuntivo ad Auschwitz. La relazione è indirizzata a Himmler da Oswald Pohl, membro delle SS e capo dell'Ufficio Centrale per l'Economia e la Pubblica Amministrazione. È il 16 marzo del 42. In questo periodo Auschwitz viene convertita in fabbrica di morte. Nel 43 Pohl riferisce che Speer è stato informato di tutti i dettagli. Ha autorizzato l'uso dei forni crematori e degli impianti per il trattamento speciale di disinfestazione. L'orrore nascosto dietro il linguaggio della burocrazia. Speer sapeva, anzi è personalmente coinvolto nello sterminio. Forse per questo motivo vuole assolutamente vincere la guerra. È continuamente al lavoro, vuole rendere ancora più efficiente la produzione di armi con nuovi sistemi che imprimano una svolta decisiva alle battaglie dei soldati di Hitler. Come dirà più tardi,
Il lavoro serviva a far tacere la coscienza. Margaret Speer è sempre più sola. Il matrimonio entra in crisi. I sei figli, qui vediamo Hilde, crescono senza il padre. Ottobre 1943. Albert Speer ad una manifestazione ufficiale. La sua fama cresce e molti lo ritengono un possibile successore di Hitler. In un certo senso il tecnicismo di Speer è l'elemento ideale pensato da Hitler per una successione. Speer è ideologicamente un vaso vuoto, non ha idee, però ha una grande genialità di realizzatore e Hitler pensa alla sua costruzione politica, anche in piena guerra dall'idea di pensarci in questi termini, in termini di vera e propria costruzione architettonico-urbanistica. Basti pensare alle cure assolutamente maniacali che Hitler in piena guerra, quando il conflitto fra l'altro comincia ad andare male, nonostante tutto continua a dedicare al suo progetto della Cross-Berlin, di Germania. Il 6 ottobre, Speer è invitato al castello di Posen in Polonia per un congresso di Gauleiter, i funzionari locali del partito nazista. Speer vuole eliminare l'intera produzione civile, amministrata dai Gauleiter, per destinare ogni risorsa alla produzione bellica. I Gauleiter vengono privati di ogni privilegio. Le riunioni nel castello di Posen segnano la rottura tra Speer e gli amministratori locali. La prassi, invalsa fino ad oggi, per la quale i singoli distretti si ritengono esclusi dall'obbligo di chiusura degli impianti, deve finire. Provvederò personalmente a rendere esecutive queste disposizioni, se i distretti non le attueranno, entro 14 giorni dalla mia richiesta. Vi posso assicurare che sono fermamente intenzionato a imporre l'autorità del Reich con qualunque mezzo. Dopo Speer prende la parola Himmler. Il tema, la soluzione finale del problema ebraico. Sto parlando del trasferimento degli ebrei, dell'eliminazione di quella razza. È una di quelle cose che vanno dette con chiarezza. Il popolo ebraico sarà cancellato. Nelle sue memorie, Speer affermerà di non aver sentito l'intervento di Himmler perché era già in viaggio per raggiungere Hitler. Ma le sue argomentazioni non convincono. È il manager più potente del regime. Come poteva ignorare il progetto di sterminio? Ci teneva a dimostrare che non era presente al discorso di Himmler. E probabilmente è vero. Ma sicuramente quel discorso gli fu riferito. Quello stesso giorno, infatti, i Gauleiter, che erano tutti presenti alla conferenza, si recarono da Hitler. Speer era arrivato prima di loro, insieme al suo amico, come si chiamava? Mi pare fosse Kaufmann, un funzionario di partito. Lì aspettarono che arrivassero tutti gli altri. Quando i Gauleiter arrivarono, erano tutti impressionati da quel discorso in cui Himmler spiegava il suo terribile progetto. Natale 1943. Speer cerca un po' di tranquillità in Laponia, l'angolo più remoto del Reich hitleriano. Qui è lontano dagli intrighi e forse dai crimini nei quali è sempre più coinvolto. Cento chilometri a nord del circolo polare artico. Il ministro assorto nei suoi pensieri. Adesso tutti i suoi amici sanno che stava accadendo a lei. Anche lui doveva per forza sapere. E l'artefice di tutto era il suo amato Hitler. Una condizione di stress psicologico può favorire l'insorgere di malattie fisiche. Penso che sia stata questa la causa della malattia di Speer. Gennaio 1944. Speer viene ricoverato nella clinica delle SS di Hohenlüchen, a nord di Berlino. Ha un'infiammazione al ginocchio che gli provoca forti febbre. Per mesi il potente ministro svolgerà il suo lavoro in un letto dell'ospedale. Il medico curante, un ortopedico, è amico intimo di Himmler, rivale di Speer nella lotta per il controllo dell'economia del Reich.
Il paziente matura subito fondati sospetti sui metodi di cura cui viene sottoposto. Speer resta immobilizzato per 3 settimane. Un'improvvisa embolia polmonare mette in serio pericolo la sua vita. Credo che questo medico voglia uccidermi. Confida Speer dopo una visita. La moglie Margaret viene avvisata di prepararsi al peggio. La segretaria di Speer sente per caso Himmler che intima al medico. È praticamente spacciato. Meno gli si dice, meglio è. Se analizziamo bene la storia del Terzo Reich, è molto interessante notare quanto fosse pericoloso per un uomo influente come Speer ammalarsi e stare quindi lontano dal Führer. Era una situazione estremamente pericolosa, soprattutto per via del groviglio di intrighi che venivano orditi continuamente e con grande dispendio di tempo da parte dei gerarchi nazisti. Mentre Speer lotta contro la morte, i suoi avversari al ministero, Karl Otto Saur e Xaver Dorsch, che qui vediamo in un cantiere, approfittano del momento favorevole per prendere il potere. Spargono la voce che Speer sarebbe affetto da una malattia incurabile e che non vorrebbe né potrebbe più ottenere la vittoria finale. Speer reagisce a queste dicerie, a queste voci, in un modo che gli è caratteristico. Lo farà anche in seguito, lo farà anche durante la prigionia, cioè con un estremo, uno straordinario stupore, con una volontà offesa di rivendicare la propria fedeltà, la propria buona fede, e rassegna anche il suo mandato e in qualche modo dà l'impressione di farlo perché è sicuro, una volta di più, dell'ascendente che egli sa benissimo di esercitare nei confronti di Hitler. Hitler, d'altra parte, si sente sempre più isolato nei confronti dei suoi collaboratori, non si fida affatto di nessuno di essi, forse negli ultimi tempi con l'eccezione di Bormann, e naturalmente questa sincerità di Speer, una volta di più, lo convince e lo affascina. Hitler torna ad essere convinto di avere in Speer il figlio fedele che egli ha sempre pensato di avere. 8 maggio 44, il manager più brillante del Reich è di nuovo in servizio. 4 giorni dopo, il 12 maggio, i bombardieri americani attaccano gli impianti di carburante, il centro nevralgico dell'industria bellica nazista. Viene distrutto il 90% della produzione di carburante dell'intera Germania. Speer mobilita 350.000 uomini per ricostruire gli impianti. Confida ad un collega. Il rincorrersi frenetico di distruzione e ricostruzione è la gara più eccitante nella storia dell'umanità. Estate 1944. Il futuro economista John Kenneth Galbraith era a capo delle attività di ricognizione aerea degli USA. Aveva il compito di analizzare gli effetti dei bombardamenti alleati sull'industria tedesca. Ci rendemmo conto che i nostri attacchi contro gli impianti per la produzione di armi o contro gli stabilimenti che fornivano componenti fondamentali per l'industria bellica tedesca non riuscivano a produrre effetti definitivi. Tra il giugno e l'agosto del 44 la Germania registra livelli record nella produzione di armi. Anche l'industria aeronautica ha dei risultati eccezionali. Speer riesce a incorporare nel suo ministero l'intero settore degli armamenti aerei. Ora ha la possibilità di raggiungere il controllo totale dell'economia. Per l'ennesima volta illustra cifre e risultati da record. Per l'aeronautica americana è un duro colpo. Fu una delusione terribile. Una delusione che si abbatté gradatamente su tutti gli ufficiali che lessero quei dati. Quando sulla parete furono proiettate quelle cifre, il generale che comandava l'operazione si trovava nella stessa stanza in cui eravamo noi. Io ero abbastanza vicino a lui. Subito dopo successe una cosa che non mi sarei mai aspettato.
Il suo viso cominciò a rigarsi di lacrime. Poi disse: ho mandato i miei ragazzi a morire e il risultato dei bombardamenti è stato un aumento della produzione di aerei nazisti. 3 mesi dopo, quei dati illusori sulla produzione bellica del Terzo Reich crollano. Nelle fabbriche Speer dispensa ottimismo, ma sa bene che le scorte sono ormai esaurite. La controffensiva delle nostre armi dimostrerà a tutto il mondo, senza ombra di dubbio, che la tecnologia tedesca degli armamenti è nettamente superiore a tutti. Vi assicuro che il nemico dovrà aspettarsi delle sorprese anche in altri campi strategici. È possibile che subiremo anche qualche contraccolpo. Ma sappiamo che alla fine della guerra per noi ci sarà la vittoria. Speer è diventato il ministro della resistenza a oltranza? Contemporaneamente bombarda Hitler di memoriali in cui mette esplicitamente in guardia il Führer sul collasso economico e sul rischio di sconfitta. Negli anni precedenti Speer discuteva a voce con il Führer dei vari problemi. Adesso invece scriveva dei memoriali. In questo modo cercava di prepararlo a quello che gli avrebbe detto verbalmente. Ma la reazione che quei memoriali provocavano era sempre l'esatto opposto di quella preventivata da Speer. Dicembre 1943, Manfred von Poser diventa aiutante di Speer. Nell'inverno del 44, il ministro compie un giro di ispezioni che durerà alcune settimane. Von Poser lo accompagna. Speer vuole portare avanti questa guerra disperata, ma impedisce che venga attuato l'ordine di Hitler di fare terra bruciata. Non accetta di distruggere gli impianti industriali che garantiscono la sopravvivenza del popolo tedesco. Hitler ha avvertito il suo manager. Speer, non tollererò alcuna resistenza. A guerra finita, il popolo potrà anche giudicarmi. Chi però oggi ha un'idea diversa dalla mia finisce dritto sul patibolo. Era davvero troppo. Raramente ho visto Speer così furioso. Hitler ignorava totalmente i diritti del popolo tedesco, che lo avrebbe giudicato quando la guerra fosse finita. Non era disperato fino al punto di mollare tutto. Era davvero infuriato e la sua reazione era: devo fare qualcosa per evitarlo. Speer si precipita a Berlino e scrive un'ultima lettera a Hitler. Ho fatto molto per la Germania. Senza il mio lavoro forse avremmo perso la guerra nel 42-43. Non posso ancora credere al successo della nostra causa se in questi mesi decisivi distruggiamo le basi per la sopravvivenza del nostro popolo. Speer ormai pensa al dopo Hitler. Forse spera di diventare futuro ministro per la ricostruzione. Cerca di evitare il Nero Befehl, l'ordine Nerone, diramato da Hitler, fare terra bruciata. Il signore della guerra perdona il proprio ministro. Il 23 aprile Speer vola a Berlino. Perché? Penso fosse preoccupato al pensiero di diventare il successore di Hitler. Per lui sarebbe stato un peso in più, sia in vista del giudizio futuro degli alleati, anche se allora non si prefigurava ancora nelle forme del processo di Norimberga, sia in vista delle future incombenze come responsabile della ricostruzione della Germania, incarico cui aspirava. Aprile 1945. Nel bunker, sotto le macerie del Palazzo della Cancelleria, Speer saluta Hitler per l'ultima volta. Il 1 maggio 1945 Speer apprende la notizia della morte del Führer. Nella sua valigia trova una foto di Hitler. Era stato un regalo del Führer per il suo compleanno. Mentre sistema foto, Speer ricorderà di essere stato colto da una crisi di pianto. Ricorderà che quel giorno ha segnato la fine del suo rapporto con Hitler. In realtà, non riuscirà mai a liberarsi del tutto di quel fantasma.
Giuro su Dio. Il 20 novembre 1945, Speer compare per la prima volta davanti al tribunale di Norimberga. Il ruolo svolto come manager di fiducia di Hitler rappresenta una pesante responsabilità. L'accusa principale riguarda l'utilizzo ripetuto e massiccio di lavoratori prelevati dai campi di concentramento. Speer è l'unico tra gli imputati che, come ministro del Reich, si assuma una responsabilità per quei crimini. Tuttavia, a livello personale, non si considera colpevole. Primo verdetto del giudice americano, colpevole, impiccagione. Giudice russo, colpevole, impiccagione. Giudice britannico, colpevole, 20 anni. Giudice francese, 15 anni. Non c'è stata unanimità. A Speer viene risparmiata la pena di morte. La sentenza, 20 anni. È stato molto ben addestrato dalla sua difesa, un'ottima difesa giuridicamente parlando, buoni avvocati che gli hanno proposto e gli hanno indicato una via d'uscita almeno parziale nello sfruttare a fondo le sue capacità di convinzione, la sua eleganza, la sua cultura, anche il suo fisico attraente, insomma la simpatia che egli riusciva ad emanare giocando fino all'ultimo la parte del puro tecnico prestato a Reich, dell'uomo che si è sempre disinteressato della politica, dell'esecutore di ordini che però non ha voluto farsi compromettere negli aspetti più disumani della politica del Terzo Reich. Certo, qualche volta dicendoci questo Speer ci lascia molto, come dire, molto dubbiosi. Per esempio quando Speer ci dice candidamente di non aver mai sospettato fino all'ultimo che esistesse una politica di sterminio all'interno del Terzo Reich. Noi sappiamo bene che Speer, come ministro degli armamenti, muoveva milioni di lavoratori schiavi e quindi ci resta difficile credergli fino in fondo. D'altra parte però queste sue manifestazioni di ingenuità sono sempre controbilanciate da una profonda accettazione delle responsabilità. Io non sapevo, però adesso che so, mi autoproclamo io stesso criminale, io stesso corresponsabile. Non voglio sottrarmi alle responsabilità collettive di noi tutti. All'epoca ritenevo che fosse una condanna che poteva essere giustificata. Quella sentenza non l'ho emessa io, ma i giudici lo videro presente in aula tutti i giorni. Videro un uomo che si assumeva le sue responsabilità, al contrario degli altri imputati. Forse hanno fatto un raffronto, forse è così che dobbiamo leggere quella sentenza. Era un uomo che aveva detto «sono responsabile», mentre gli altri respingevano ogni addebito. Probabilmente se i giudici di Norimberga avessero saputo quello che oggi sappiamo, Speer sarebbe stato condannato a morte. Nel carcere di Spandau il manager scrive le sue memorie. Neanche una parola sui morti nei cantieri di Natzweiler, sull'ampliamento del campo di Auschwitz, sulle migliaia di lavoratori forzati condannati ad una fine atroce. Solo in seguito maturerà un'ammissione tardiva. Avrei dovuto capire, se avessi voluto capire. Speer avrebbe meritato di morire. Lo pensava anche lui. Certo, sono contenta che non sia morto, altrimenti non avrei potuto conoscerlo. Ma l'avrebbe meritato. Io credo che sia stato duro passare 20 anni in prigione, ma per lui era stato comunque un miracolo inaspettato. Ottobre 1966, a 20 anni dalla sentenza, Speer torna in libertà. Le sue memorie diventeranno un best-seller milionario. Le racconto brevemente questi ultimi 2-3 giorni. Ovviamente è stato tutto molto emozionante, ma sono felice di essere di nuovo in libertà dopo 20 anni.
Il mondo segue con stupore la terza carriera di Speer. Prima architetto, poi manager, adesso scrittore di successo. Nel parlare con lui, il nazista Albert Speer, non potevo fare a meno di pensare a quell'uomo come al corresponsabile della morte di milioni di ebrei e forse anche della morte di tanti, tanti altri, non solo degli ebrei. Eppure era un uomo dai modi molto raffinati, molto cortesi. Quella era una sua tattica. Una tattica che sapeva attuare con grande abilità. Per Speer, il passato non si può cancellare. I ricordi non lo abbandonano. Il crimine di Speer sta nella sua cecità, nella sua incapacità a capire gli eccessi che si compivano intorno a lui. La lezione che ho imparato dalla biografia di Speer è diventata per me una regola, una legge. Non chiudere gli occhi di fronte a quello che accade. Tieni sempre aperti occhi e orecchie e prendi posizione per impedire le ingiustizie non appena vengono compiute. Molti anni dopo la lettura della sentenza del Tribunale Internazionale di Norimberga, le dimensioni delle responsabilità di Albert Speer vengono alla luce con tragica evidenza. Il brillante architetto di Hitler, il potente ministro per gli armamenti del Reich, fu un manager che scelse il denaro, la fama e il successo, ma ignorò il rispetto della vita di migliaia di prigionieri.